Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete molto addormentata perché mi sono svegliata in realtà da credo 40 minuti, però è sabato mattina e sto cominciando uno study vlog e purtroppo ho addosso tutta la stanchezza della settimana che è stata molto intensa. È cominciata con insomma, un raffreddore, un'influenza abbastanza importante. E poi mi sono ripresa, mi sono un po' ammazzata di palestra. Intanto studiavo, andavo a lezioni, insomma, settimana impegnativa. Come vedete, non sono ancora del tutto guarita. Comunque, non importa, oggi appunto è sabato, sono le 10. Io mi sono svegliata alle 9, sì, me la sono presa assolutamente con calma. Mi sveglierò alle 8 o alle 7 del mattino di sabato, soltanto a gennaio, in sessione d'esame. E dicevo che è anche troppo, però finché siamo ancora ad ottobre, va bene. Study vlog perché? Perché oggi, oltre a vedere qualche mio amico e amica, e quindi diciamo un po' divertirmi, ma veramente poco. Devo studiare tutto il giorno perché mi sono cominciata a fare i miei soliti calendari. Allora, per chi non sapesse questa storia, molto rapidamente, io mi costruisco dei calendari. Molto semplicemente con tutti i giorni del mese. In questo caso è una cosa rara che io l'abbia fatto ad ottobre e novembre, perché di solito comincio verso metà novembre, dicembre, diciamo. E a cosa mi serve? Mi serve a pianificare esattamente tutto lo studio che devo fare, perché molto spesso mi capita, se non ho un calendario, di non sapere cosa studiare, cioè ho talmente tanto da studiare che non so da dove cominciare, e questo mi porta poi a lasciare da parte delle cose importanti, a non fare una materia che magari è più importante di un'altra. Quindi mi costruisco appunto questi calendari e basta. Ovviamente, essendo ancora ottobre, io ho troppi impegni con le lezioni, perciò invece che programmare studi chissà cosa, programmo di giorno in giorno praticamente. Cioè adesso in questo caso ho programmato solo sabato e domenica, però essendo 2 giorni in cui sono a casa devo assolutamente fare tanta tanta roba. Ho deciso di cominciare stamattina con farmacologia. Farmacologia che è molto complicata, ma già ve ne avevo parlato nello scorso study vlog. Io li sto girando, poi pian piano li editerò quando avrò tempo. Ma è dura, quindi o la faccio a mente fresca o non la faccio. Ieri sera, ad esempio, mi sono messa a studiare. Ebbene sì, di venerdì sera io studiavo dalle 9:30 alle 11:30 più o meno. 11 mettiamo, e non ho studiato effettivamente, ho letto molto attentamente e sottolineato e evidenziato, insomma, tutto quanto, e tutta la parte sui FANS, quindi sui farmaci antinfiammatori non steroidei. E comunque ho capito, cioè, nel senso, stamattina se uno a libro chiuso mi chiede un po' di parlare di che cosa sono, io vi so fare due o tre frasi. Quindi avere letto già ieri sera mi fa partire stamattina con un piede molto più sprint. Quello che andrò a fare stamattina è molto semplice e molto lungo, però in questo momento mi vado a rileggere tutto quello che ho sottolineato sui FANS, e pian piano con il mio bellissimo pennarello vado a scrivere tutto sulla lavagnetta, cercando di non leggere dal libro. Quindi comincio la mia ripetizione andando a scrivere le cose là. Quando vedo che mi impiccio e che non so più cosa scrivere, allora vado a leggere. Andando avanti così 3-4 volte, dopo un po' le cose le sapete, per forza. Però
però è necessario prima averle capite. Quindi ora devo fare questo lavoro di farmacologia e se riesco e se mi va, ripeto anche la parte che ho già studiato di farmacologia, che è tipo un altro capitolo, ma comunque abbastanza impegnativo, quindi vorrei poterla ripetere. Ho dei capelli schifosi. Il mio problema è che domani mattina vado in palestra, quindi se oggi li lavo, li devo rilavare anche domani. Però devo un attimo capire cosa fare perché non posso uscire con dei capelli così schifosi. Quindi io mi faccio una coda che vedo che mi sa che sia la soluzione più plausibile, oppure non lo so, non lo so. In ogni modo adesso mi faccio una bella coda perché sapete che io non riesco a studiare con i capelli sciolti. Comunque volevo farvi vedere questa. Cioè, guardate che differenza. Aspettate. Tantissima. Praticamente è una lampada che ha preso mio papà. Adesso ve la spengo così ve la faccio vedere. È una lampada che ha preso mio papà. Non so di che marca. Non so neanche dove l'abbia presa. Vabbè. Ed è fatta così, io l'avevo sempre snobbata, nel senso che dicevo sì, vabbè, ma cosa vuoi che faccia? Cioè, ragazze, non avete idea della luce che fa. Ieri sera mi sono messa con questa e la mia lampada di Ikea, cioè la scrivania era illuminata a giorno. Comunque, questo è il mio luogo in cui oggi studierò. Come vedete, cerco sempre di tenerla super ordinata, di tenere solo le cose che uso. Questo vabbè è il cancellino della lavagna. Questa è sempre farmacologia e insomma, mi metto qua. Come vedete, questa è la grandezza del libro che avrò da preparare. Sono 300 pagine, credo, tutte di farmacologia. Ragazze, sono viva. Allora, ci sentiamo ora che sono le 5 e mezzo di pomeriggio perché praticamente poi stamattina ho fatto tutta farmacologia, sono riuscita anche a ripetere tutta la parte vecchia, diciamo, quindi la parte fatta settimana scorsa, perciò l'ho ripetuta tutta dall'inizio al punto in cui siamo arrivati e non ho ancora cancellato alcune cose. Vabbè. Dopo ho pranzato, sono andata fuori con la Giulia a bere un caffè, a fare un giro e adesso mi sono rimessa sotto, sono appunto le 5 e adesso sto facendo infermieristica chirurgica. Praticamente l'area chirurgica è un'area un po' particolare da studiare. Adesso ho anche la macchinetta scarica, quindi la devo mettere sotto carico. Alcune procedure, come ad esempio, non so, la risonanza magnetica, l'ecografia, tutte le tecniche endoscopiche, quindi endoscopia del tubo digerente, dell'intestino, dello stomaco, insomma, tutto. Le punture esplorative, quindi toracentesi, paracentesi, cioè almeno a me piacciono molto. L'unica pecca è che per ognuna di queste dobbiamo sapere, oltre a che cos'è e come viene effettuata, dobbiamo sapere un po' le controindicazioni, come trattare il paziente e ricordare queste cose. Moltiplicato per, non so, 100 procedure è difficile. Non sono 100, ma una sessantina sicuro. Quindi adesso pian piano ripeto e ripasso e se riesco provo a fare anche chirurgia vascolare che invece è un po' più tosta, nel senso che quella l'abbiamo già finita come materia, perciò posso proprio ripeterla dalla A alla Z, quella è un po' più impegnativa. Adesso vedo perché sono già le 5 e verso le 8 devo cominciare a prepararmi perché stasera ho un compleanno. Quindi non lo so, non so in 3 ore cosa riuscirò a combinare. Buondì! Alla fine ieri non vi ho più detto nulla perché poi sono uscita, sono andata fuori. Vi faccio vedere ora come sono vestita perché appunto non vi ho più informate, ma questo è uno study vlog, quindi non vi interessa. In ogni modo mi sono messa queste cosette qua. Era una canotta, i pantaloni bianchi, poi mi ero fatta i boccoli e questo era il risultato. Mi piacevano tanto. Però mi ero messa invece questa pellicciotta rosa di Primark. Abbiamo appunto festeggiato questo compleanno, è andato molto bene, per l'1 e mezza, così ero a casa, anche presto è stato, ma
Era comunque una cena, quindi era tranquilla, diciamo. Stamattina mi sono svegliata con calma alle 10, sono andata in palestra e sono i risvegli che mi piacciono perché durante la settimana ho tanto da fare, ma ora che comunque è domenica, ho tutto il giorno a casa, sono più anche tranquilla io stessa a svegliarmi con calma, senza fretta, tanto come starete notando, ora è l'una e sto studiando, quindi ho avuto tutto il tempo, ho fatto il mio allenamento, sono soddisfatta, sono molto carica perché allenarmi di mattina mi piace tantissimo, perché poi ho la carica per tutto il giorno e niente, insomma, quindi questo è quanto. Ho tirato fuori il mio solito atlante di anatomia perché sto facendo le vene varie cose, quindi mi ero andata a riguardare per bene tutto il discorso delle vene degli arti inferiori, ma anche se li ricordavo abbastanza. Lo sto anche ripetendo alla lavagna. Qua ho il quaderno aperto, quindi se non mi ricordo qualcosa vado a leggere, ma per ora va abbastanza bene. In alternativa alle candele, che ultimamente quando studio mi viene un po' mal di testa, perché devo tenere la porta chiusa e quindi sono un po' pesanti attualmente, perciò ho preso questo profumatore che è molto delicato, si sente non tantissimo, cioè non dà fastidio, però si sente che c'è. È molto buono, è della Millefiori e l'ho trovato da Tigotà, quindi se lo trovate provatelo, soprattutto quello al gusto iris, è buonissimo, è tipo blu il liquido, è troppo buono. E basta, ho attaccato altre due Polaroid che ieri sera abbiamo fatto e mi piacciono troppo. Sono queste qua con le ragazze e con tutto il gruppo. Vabbè, questa qui l'ho fatta la mattina dei 20 anni. Non lo so, mi ispirava. Basta, detto ciò, io mi rimetto a studiare, però volevo farmi una maschera. Tra l'altro, guardate cosa mi hanno regalato. Mia zia mi ha fatto un ulteriore pensiero, oltre al regalo di compleanno. Mi ha preso delle maschere tipo e mi ha preso queste qua, che sono quelle classiche di Sephora, cioè quelle in tessuto praticamente. E poi mi ha preso questa, che è una maschera, non l'ho mai provato, una maschera da modellare per il viso appunto, e è un vasetto di polvere, ma l'avete già visto secondo me. E ci mettete l'acqua, poi girate con il cucchiaino che c'è dentro e ve la spalmate. Adesso questa è molto impegnativa da fare mentre studio, anche no, però volevo farmi una di queste due. Quindi penso che proverò questa qui all'aloe. Ok, piccolo aggiornamento. Oh, 15:43, io sono strafelice perché ho finito chirurgia vascolare. E non erano, cioè non è una materia enorme, però sono una quindicina di, no, forse un po' meno, 12 tipo patologie arteriose e venose, e insomma. È impegnativo ripeterle tutte, quindi l'ho ripetuta tutta, così questa è una materia, diciamo, finita che riprenderò più avanti perché non abbiamo più lezioni di questo. Mi sono data anche lo smaltino perché mi sentivo, non lo so, ispirata. Mi sono fatta la maschera, quella all'aloe, e poi ho pranzato prima perché adesso appunto sono già quasi le 4, quindi ho pranzato alle 2. Sì, e niente, dobbiamo anche fare un lavoro di gruppo per l'università che praticamente ci richiede di fare una ricerca e di trasformarla in una diapositiva tipo PowerPoint. Io chiaramente assieme al mio gruppo ci siamo organizzati, perciò ci siamo organizzati stamattina stessa e già ho diciamo io e la mia compagna, perché lo facciamo a coppie, lei mi ha già fatto tutta la ricerca, quindi adesso ho già il materiale e entro stasera voglio fare il PowerPoint con immagini, cose. Sono un po' indecisa se fare subito un'altra materia oppure se cominciare con questo PowerPoint, ma credo che farò subito un'altra materia perché poi lavorare al computer comunque un po' mi distrae, eccetera, eccetera. Vabbè, non vedo l'ora di cominciare questo libro. Stasera lo devo assolutamente cominciare perché è enorme. E è un regalo di compleanno, appunto. Uno dei regali e niente, sono stracuriosa. Comunque non fatevi impressionare perché in realtà è scritto in grande dentro, però è enorme, ha 1000, no, 700 pagine, 750,
È troppo bello. Allora, eccoci qua. Ho finito di studiare. Sono in diretta su Instagram, quindi adesso non vi faccio salutare semplicemente perché sto tenendo i commenti apposta indietro per poter rispondere a tutte. Comunque sono in diretta su Instagram nel mio solito account MacBookCarWriter e basta, questo è quanto. Molto bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, sono le 10 tipo e io mi sono preparata il pranzo per domani. Mi sono cucinata l'orzo precotto e ci ho messo il tonno e i pomodori. Comunque magari domani metterò qualche foto su Instagram, ogni tanto controllate, magari metterò la foto lì del pranzo. In ogni caso ora vi mando un bacino perché mi metto a leggere il mio librazzo e basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!